gentai e benvenuti su questo nuovo episodio di PewDiePie The Legend of Provincy. Io sono Non Nocturnal e pensavate che fosse l'ultimo episodio e invece non lo è. Cosa è successo? Sono stati sbloccati due nuovi episodi. Questo, Alpha Omega, che andremo subito a vedere. Non c'è modalità. Di solito duro soltanto pochi secondi, diciamo una manciata di 60 secondi come la sabbia, mammut questa volta. Sono svariate volte che provo a fare il video ma c'ho sempre quel problema audio che spero di aver risolto finalmente. Pinguini! Abbiamo sbloccato anche, come vi ricordate, questo e ho scoperto che posso volare, cioè planare a cipigna. Comunque io adesso sto facendo il cazzone, ma regolarmente duro un minuto. Regolarmente dico, un minuto e 14, il record mio è stato quello, perché cioè, beh, diciamo che non mi c'è impegno. Ma quanti erano? Sì, calmi. Dai, belli. C'è pure questo. Quanti ricordi che mi fa tenerezza. Io lo macchiotti. Porca troia. O tiriamo fuori il Profist? No, ci è molto utile. Però è mortacci tua, mortacci. Sì, subito, magari un altro giorno. Riusciremo a resistere tot tempo? Oh, però ho superato già un minuto e 14, mi dovrete un premio. Porto sfiga. Porto sfiga. No, cicci. Torna, vai al menu, stoppa. Poi vi faccio vedere anche l'isola paradiso di PewDiePie in modalità easy busy. Prendiamo stavolta Lona, la ragazza da Lona. Bellentosa, bellissimo. Vacanze finalmente. Dai, più di. Ah, qui è molto facile come livello, proprio perché ormai me lo sono imparato a memoria. Ecco, per esempio qua non mi dovevo far beccato, dovevo saltarmi, però mo arrivano i cagnolini, mi metto qua sul bordino. Ciao belli! Bello, easy, veramente facile. Come potete notare, anche sistemato la... andiamo! Qua anche sistemato la webcam, qui è diventata una bellissima tonda. Finalmente ho scoperto come fare. Altri cagnolini. Ciao Fuffi! Vai! Vai! Saluto mia mamma, papà e tutti i tuoi zii, Simpaticelli come... Vabbè, ma facciamo un giro nell'isola invece di rimanere in un punto solo, perché è noioso. No, non è noioso. Io come al solito faccio il cazzone e mi faccio beccare come nei peggio modi. E col cappio. Mamma mia che schivata. Nulla, nulla. Un penny per ogni pensiero. Un'altra volta. Ma ci porca ladra. No, sì. Ecco, lo sapevo. Mucca che esplode, sempre la solita birichina. L'ho presa in pieno, ma come cavolo lo faccio? Devo pensare al contrario di come penso regolarmente, perché se no non è fisicamente possibile. Manco Murphy può prevedere certe cose. Un'altra volta la mucca, che esplode facilmente. No, qui, no, qua sotto. Vabbè, facciamo qualcosa di tranquillo. Sento odor di cani e porco ladro. Uno, due. Troppo facile. Ingannare i cagnolini e la piragna no. Io mi metto il punto più alto e chi si è visto si è visto. Fra un po' mi arriva anche l'elicottero. Non c'ho nessun potere speciale del tuo personaggio. Questo travestimento. Dai che sta arrivando. Dai ciccino. Ello. È l'ultimo. Questo è l'ultimo episodio, ragazzi. Avanti. Non abbiamo sbloccato letteralmente niente. Andiamo a farci un giro l'ultimo episodio. Vediamo un attimo che abbiamo sbloccato. Niente. Qui mi dice che io non ho sbloccato nada. Niente. Niente, nothing. Vediamo, niente, proprio zero. Zero, null. Come sapete vuol dire anche zero. Questa la odio. Qui si va sulla luna, va a destra e... Ragazzi, abbiamo finito l'ultimo
il reale vero episodio di PewDiePie The Legend of Brofist. Il gioco è stato abbastanza carino, anche se devo dire che la modalità difficile è veramente molto difficile. E non so come sbloccare la paperella. Andrò a cercare su internet, poi non so, magari un giorno farò un altro pezzo per sbloccare la paperella, vi dirò come fare. Noi ci vediamo in un altro game, con un altro video, e se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace.